Ecco qui, un secondo ragazzi, che salve a tutti e ben ritrovati. Continuiamo Shuikoden, che è successo un casino. Ti sto dicendo che, non, che le, la gente non autorizzata non può entrare, vai via. Eccolo, Jefferson. Chi credi di, con chi credi di stare parlando? Io appartengo a questo posto, vai fuori di qui. E chiama il Lord del castello. Juan, mettilo al suo posto. Fa ciò che ti chiede. Ah, ascolta questo. Questo giovane uomo sembra avere un po' di sale in zucca. Da questo giorno lui sarà il Goldbrick Gang Boss. A chi hai chiamato Gang Boss? Ah, il, diciamo, l'affibbiarti un nome ti ha fatto cambiare idea molto velocemente. Che ne diresti di qualcuno che ti chiamasse Loudmouth Loser? Vai fuori di qui prima che ti butti fuori. C'è qualche problema? Qualcuno sta cercando di forzare l'ingresso. Sono pronto a metterlo al proprio posto. Con i suoi strani nomi. Strani? Che intendi? Tu sei il Tin Head Halter. E tu sei Goldbrick Gang Boss. Niente di strano riguardo a ciò. Sono dei titoli, sono dei nomi perfetti. Dei titoli. Sono degli insulti. Perché sei qui? Ho sentito che tanta gente sta venendo qui recentemente, quindi sono venuto anch'io. Quando un gruppo di persone raggiunge un certo numero, hanno bisogno dei titoli individuali per farsi riconoscere con le loro abilità. Non c'è dubbio riguardo a ciò. Titoli? I titoli costruiti per ordine e disciplina garantiscono pace e prosperità. La gente ottiene orgoglio dai suoi titoli. Tin Head Halter e Goldbrick Gang Boss, voi siete d'accordo, vero? Neanche per un secondo. Ignoralo e probabilmente si zittirà. Che cosa stai bisbigliando, Goldbrick Gang Boss? Smettila di chiamarmi in quel modo. Se vuoi migliorare la tua carriera e il tuo prestigio, vieni a trovarmi. Ti darò un nome indimenticabile, ti darò un titolo indimenticabile che ti dividerà da tutto il resto. Ah, joinato così, easy. Bene, quindi siamo a 86 adesso. Ok, continuiamo la nostra. Cioè, sto iniziando. Ah, a proposito, è successa una cosa incredibile, perché se vi ricordate bene, io tempo fa con Geddo, se non mi ricordo male, o forse con Ugo stesso, avevo vinto il grande premio del gioco, se vi ricordate bene. E il grande premio del gioco è questo, ovvero l'utilizzo illimitato dei soldi. Incredibile sta roba. La roba è incredibile. Ma non è l'unica cosa che voglio fare. L'altra cosa che voglio fare è, per chi conosce Shuikoden 2, sa benissimo che utilizzare le stone, quindi la Stone of Power, Magic Evasion, Speed, Luck, eccetera, eccetera, ti consentono di incrementare le statistiche. C'era un piccolo bug, chiamiamolo così, diciamo un piccolo exploit che si poteva utilizzare in Shuikoden 2, dove una volta utilizzate le pietre, se si veniva uccisi e si ricaricava la partita, si potevano riutilizzare le pietre senza perdere le statistiche. E questo era, diciamo, un metodo incredibile per rompere il gioco. Ora, se funzionasse anche qui, è finita. È letteralmente finita. Io devo provarla questa cosa. Perché se funziona, tanta roba, ma ve lo farò sapere. Per il momento devo consegnare un paio di oggetti e devo fare un paio di giri, forse per qualche reclutamento, che ovviamente vedrete a schermo, quindi abbiate pazienza. Ecco, ho fatto un piccolo scouting con il nostro investigatore e ci ha detto che Vicky, sì ragazzi, Vicky
si trovava nel sentiero montano. Vediamo se è lei. È lei! Quindi finalmente teleport, mi hanno detto. Sarà tutto più facile adesso. Oh no, dove... Dovevo avere però uno slot libero nel party, forse. Wow. Cos'è questo posto? Grassland? Non l'ho mai sentito parlare, non è buono. Ho mancato un grande banchetto stasera. E magari qualcosa di più. Da dove vieni esattamente? Oddio! È ricollegato a ciò... Oddio, è ricollegato a ciò che è successo nel 2. Perché quando lei viene reclutata, alla fine del gioco... La sua descrizione dice ha bevuto troppo durante il ricevimento e si è teletrasportata altrove. E praticamente è collegato qui. È di un posto chiamato città-stato di Johnstone. Quello è il posto. Ricordo che volevo andare da qualche parte, ma... Oh, Gesù. Che dovrei fare adesso? Non è affatto bene. Ecco, perché non viene al nostro castello? Veramente? Ti ringrazio, ma dove si trova? È un po' lontano, ma dovrebbe essere ok. Qual è il tuo nome? Joe? Ok, io sono Vicky. Una teletrasportatrice. Grazie per la tua gentilezza. Oh, sì, godo. Vado avanti a casa tua o ti devo teleportare? Aspetta. O ci teleportiamo insieme? Allora, se io la prendo a lei, è un'altra donna, quindi possiamo andare verso Calera. E reclutare forse anche quello che fa teatro. Però ho il problema del fatto che io sto mantenendo uno spazio vuoto per prendere anche quell'altro personaggio lì alla foresta di Alma Kinan. Quindi va bene, vieni con me. Cioè, nel senso, teletrasportiamoci di nuovo tutti insieme. Perché se sblocco il teleportore è un gioco da ragazzi. Deve spostarsi. Ecco, e lei si trova qui. C'è anche lo specchio. Sì, sì. Destinazione ovunque. Oh, sì, finalmente, ragazzi. Oh, finalmente. Mi manda anche nelle locazioni quelle... anche quelle specifiche. Va bene. Va benissimo. Ok, lo spot. Ok, il posto nel party si è liberato. Quindi vado a prendere quest'altro personaggio. Eccolo. Finalmente apparso. Landis reclutato. Ma voglio vedere com'è combinato, però. Eccolo. Ma è un Wingers. Wingers. Sì, ragazzi, sto giocando col turbo perché... È un Wingers, esattamente. Ma che... Vabbè, andiamo di turbo. Velocizziamo un po'. Quindi, ok. Dice, bisogna mantenere uno slot libero nel party mentre si viaggia nella foresta prima di Alma Kinan. Che ovviamente la foresta è questa, la Caput Forest. Voglio vedere se c'è qualche tipo di presentazione, magari dopo il combattimento o qualcosa. Cioè, sono curioso di vedere... Ti prego, non morire, Augustin. Porco Giuda. Volevo far allenare un po' Augustin. Livello 42. No, nessuna presentazione, niente di niente. Si è semplicemente unito e basta. Va bene. Torniamo indietro. Ah, giusto per la cronaca. Lui si è unito a me in questa zona. Della foresta. Non so se è questa la zona specifica dove si effettua il trigger, perché in realtà la foresta è tutta la foresta, cioè la Caput Forest è tutta
Però non lo so, io ho fatto praticamente avanti e indietro da tutta, in tutta la foresta, se devo essere onesto. Però mi è capitato di beccarlo qui. Quindi, se magari a qualcuno può essere d'aiuto, anche se difficilmente qualcuno utilizzerà una blind run come guida, però tecnicamente a me è apparso qui. Questo non me l'aspettavo. Martello d'argento che me l'ha dato sta tipa? Ok. Di già il martello d'argento? Ma scusa, il martello d'argento. Cioè, io ero venuto qui per allenare le abilità. Cioè, sta bambina mi ha regalato una magia Thunder. Così, giusto per dire. E questa mi ha dato il martello d'argento. No, vabbè. Io purtroppo ho sta malattia ora, che parlerò con tutti gli NPC. Cioè, lo sto già facendo perché parlo con tutti gli NPC per ottenere oggetti, roba, tutta cosa strana, quindi. Minchia, ora il martello dorato? Allora, il martello dorato si comprava come rarità ad Island nel 2. Quindi non mi sorprenderebbe che. Non mi sorprenderebbe comprarlo da qualche parte. Però magari in una terra più lontana. Oh cazzo, dovrò controllare tutti i negozi oggetti adesso. Che casino. Vabbè, torniamo indietro, va? Allora, ho fatto un party come tecnicamente richiede lui. Perché ho messo Joe, che dovrebbe essere il ragazzino, in teoria. Poi Augustine, Percival e Nash, tre uomini. E Stella e Vicky, le due donne. Quindi vediamo se adesso accetta il mio party. But you still need to refuse to admit it. Ecco. Do you not know of three men? Two women and one child who will take to the stage? If you do, please contact me. Allora forse lui viene. Cioè, in questo caso, Hugo, ovvero Joe, viene contato come adulto. Quindi devo portarmi il ragazzino. Che ce l'ho. STL là, come si chiama? Ora, l'unico problema di Vicky è che, mannaggia la pupazza, io devo tornare indietro. Non ho il blinking mirror come in Shuikoden 2. Quindi io praticamente devo tornare. Oddio, lei può mettere la runa nella testa, però. Un secondo. Un secondo, perché. Le posso mettere la runa porta blu? Anche a Estella posso metterla. Che tra l'altro Estella è più forte dal punto di vista magico. Ok, Estella è diventata il personaggio più forte del gioco? Vedi, è la runa porta blu. Climbing. Pal Palace. Water Damage. Mondo vuoto. Sì, avevo ragione. Pal Gate è appunto la runa porta blu. Me la ricordo perché la traduzione di Shuikoden 2, se no. Oh, era nell'1 o nel 2, non mi ricordo. Era esattamente Pal Gate. Che poi in italiano è stato tradotto con porta blu. Ma. Eh sì, quella. Niente, de devo tornare a piedi ora. Devo farmela tutta a piedi per tornare a casa. Perché Vicky non mi teletrasporta indietro, mannaggia la pupazza. Vabbè, a dopo. Non so che stia succedendo. Stavo tornando indietro e Vicky a un certo punto è impazzita. Ecciù! Cosa? Ma è tornata bambina? Dove sono? Vicky, ti sei rimpicciolita? Tu non sei.
Tu non sei altro che Yugo dei Caraia. Sì, sono io. E quindi? Cos'è questo? Tu sei... non voglio veramente fare questo. Dovresti stare indietro. Stare indietro? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sono due Viki? Ehi, dove sono? La montagna tra le Grassland e Armonia, l'anno 475 del calendario solare. Non si direbbe, ma tu chi sei? Viki? Io sono Viki. Oh. Il mio nome è lo stesso del tuo? Che coincidenza. Ci siamo già incontrati prima? Ma sono palesemente la stessa persona. Ma che cazzo sta... Oddio, non sto capendo niente. Cosa? Mangiare? Cibo? Ah, lascia perdere. This is a way out of whack. Non sembra che io sia in grado di ritornare indietro così facilmente. Provo ad andare al castello di Midgar. Non so che stia succedendo. Neanche io. Ma se non hai dove andare, puoi venire al castello di Midgar. Castello di Midgar, suppongo di non avere scelta. La location è... Dice, ah sì, lo so, andrò avanti. Non ci sto capendo un cazzo. Farei meglio a darti questa dietro. Oh. Il Blinking Mirror! Quindi ora posso viaggiare avanti e indietro. Addio. Madonna, che bellezza! Viki... Ma, scusa, ci sono due Viki? Ci sono due Viki in questo gioco? Oddio! Mi sto sentendo male! Finalmente posso fare avanti e indietro! Madonna, non, ragazzi, non ci crederete. Sto vivendo le stesse emozioni che ho vissuto la prima volta su Shuikoden 2 quando ho preso il Blinking Mirror dalle Punk nella Repubblica di Toran. Veramente non avete idea, sto impazzendo, sono felicissimo adesso finalmente. Oh, adesso sì che posso reclutare come dico io. Quindi tecnicamente io in un'ipotetica seconda run potrei anche aspettare questo momento per reclutare. Perché tutti i personaggi secondo me saranno reclutabili anche adesso. Anzi, soprattutto adesso che la storia di Shuikoden si sta sviluppando. No, aspetta, devo provarlo. Devo provarlo. Oddio! Schema tu! No, vabbè, sto impazzendo, sto volando. Ok, adesso ragazzi, sfoghiamoci. Andiamo a reclutare tutti quelli che vogliamo. Let's go. Allora, ragazzi, ho trovato diversi reclutamenti da fare, vedete? Tuta, ve l'eravate scordato, Tuta? L'avevate scordato? Sì, ragazzi, anche io me l'ero dimenticato. Tranquilli, non è un problema. Ci ho pensato proprio nel momento in cui stavo girovagando nel castello e ho incontrato l'infermiera. E ho detto, ma porca miseria, ho detto, ma Tuta non l'ho reclutato ancora. Che poi sarebbe Touta, perché è un maschio, vi ricordo sia un maschio. Ci sono diversi personaggi che devo reclutare. Alanis, che si trova al Great Hollow, che è l'amica, di, se vi ricordate, di Melville ed Elliot. Quindi la possiamo andare a reclutare. Poi Emily, dobbiamo aumentare la forza, e a questo ci lavorerò presto. Lui devo cambiare il party, perché a quanto pare Yugo viene considerato come adulto e non come ragazzo, quindi devo portare proprio un bambino vero e proprio. Qui ce n'è un altro che devo scoutare, quindi andiamo. Direi di andare con ordine, quindi andiamo a prendere prima l'amica di Melville e andiamo avanti. Ok, eccoci qua. Ah? Ma quello era... è Jimba.
Ma io ero venuto per reclutare la ragazzina. Forse è si è triggerata la quest per reclutare la bambina? Oh cazzo, ma io sono venuto da solo in party. Andiamo a vedere. Oddio. Sì, certo che la porta si apra questa volta. Non riuscirei a sopportare ulteriori ritardi. Uber. Non ti preoccupare, avremo modo di. Cioè, dovrebbe andare tutto bene adesso che la vera runa del fuoco è stata, diciamo, è stata rilasciata. C'è anche la. Diciamo, c'è anche il ricongiungimento della vera runa del tuono. E la rottura del sigillo che si è tenuto dal Makinan per aiutarci. A me sembra tanto trama principale questa, però. Cioè, però mi sembra strano che il ragazzino. Cioè, non lo so. Cioè, mi sembra tanto trama principale. Oh no, se scatta un combattimento ora sono fottuto. Dannazione, non lui di nuovo. Oh mio Dio. Stavolta si è aperta la porta. Vedi, la porta si sta aprendo. Perché lì ci sarà la vera luna dell'acqua a sto punto. E vuoi vedere che quello non era Jimba, ma era il papà di Chris? Anche se effettivamente sembrava molto Jimba. Però sembrava Wyatt. Finalmente. La prima. Ah, alla fine, almeno. No, ma non può, ma non devo andare qua. Impossibile andare qua. No, secondo me è una cagata qui. No, no. Questa è trama principale, ragazzi. Assolutamente, per il momento non andrò qui. Esatto, avevo ragione. Quella è la trama principale perché la bambina è qui. Alanis? Melville ed Elliot. Esatto, anche Elliot dovete avere nel party come supporto. Wow, Alanis, che ci fai qui? E voi, in questo posto? Alanis, The Saint Loa Knight. Yugo? Sì. Avevi detto che ti saresti. Che te ne saresti andata, ma qui, nel Great Hollow? No, no, posso spiegarvi prima? Ah, la piccola Lanis. Sono questi i tuoi amici? Portali con te in giro. Andremo a mangiare la migliore manticra. Ci puoi scommettere. Non mancherò di sicuro. Grazie, zio. Tuo zio è una lucertola. Che cosa hai appena detto? Sei imparentata con il clan delle lucertole? Non è il mio vero zio. Lo chiamo così perché è stato molto gentile. Ah, perché ha fatto tante cose gentili per me da quando sono arrivata qui. È una lunga storia. Comunque quella è la trama principale, eh? Bisogna fare attenzione adesso. Ecco cosa è successo. Ci siamo spostati, ma dopo le battaglie ci siamo separati. Che è stato un vero peccato. È difficile credere che tu sia stata prigioniera del clan delle lucertole. Eh sì, sono una prigioniera, ma non è così male. Posso andare da qualsiasi parte nel Great Hollow. Ero spaventata all'inizio dal clan delle lucertole, ma adesso penso che la parte peggiore sia quella che mio padre non può iniziare la sua attività. Yugo, andiamo a vedere. Cioè, vediamo se il clan delle lucertole permettono di portare con noi la sua famiglia al castello di Midgar. Il clan delle lucertole ha dei soldati a Midgar, quindi la sua famiglia potrebbe restare lì.
Sì, proverò a parlare con loro. Lascia fare a me. Veramente? Ottimo. Puoi sistemare la faccenda così i miei genitori possono andare pure? Vediamo quello che dicono. Andiamo. Cioè, quindi io ho beccato la trama principale totalmente a caso. Pazzesco. Addio e buona fortuna al castello di Midgar. E non mangiare niente di spazzatura. Cioè, cibo spazzatura. Grazie per tutto, zio. Sei stato così gentile. Non ti dimenticherò. Nessuno può fare degli amici. Cioè, nessuno può... Ah, nessuno riesce a farsi degli amici come te, Alanis. Tu lo pensi davvero? Ah, non è niente di speciale. Yugo, grazie per il tuo aiuto. Sei un vero leader. Ah, non dovresti ringraziare questo soldato qui. La sua parola ha fatto la differenza. Siamo diventati amici di lunga data. Zio. Non piangere. Sirena d'argento Alanis. Non è un addio per sempre. Sai che lo rincontrerai prima o poi. In qualche giorno. Non sto piangendo. Ecco. Spadaccino della rabbia Melville. Io so che lo rivedrò di nuovo. E rivedrò anche voi, giusto? Assolutamente sì. Tutti e tre saremo sempre amici. Saremo per sempre amici. Squadra Ginyu in azione. Ecco, squadra Ginyu. Che cos'è questo? Non sapevo che voi foste dei cavalieri. Tutti e tre sono dei cavalieri. Li ho visti in azione. Umani. Non riuscirei a crederci con i miei stessi occhi. Devo andare a dire ai miei genitori questa bella notizia. Al castello di Midgar. Magari potrebbe volerci un po' di tempo. Aspettatemi. Oh, Alanis si è unita al party. Ok, quindi possiamo tornare indietro. Ecco, vedi, dopo quella scena si è sbloccata un'altra scena. Il Flame Champion è tornato. Per favore, Joe, veloce, vieni qui. Oddio, che è successo? Quindi ho fatto bene a non entrare lì. Forse. Quindi che succede? Un messaggio è arrivato dal clan delle lucertole e tutti quanti ti stanno aspettando nell'hall principale. Ti stanno cercando, per favore, valli a trovare. Ah, vuoi vedere che è arrivato il messaggio del clan delle lucertole dove hanno avvistato i tipi lì nella caverna mentre io li ho già visti? Potrebbe essere, però non è ancora il momento di andare avanti con la trama. No, 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 ci sono dei reclutamenti da fare. Ok, adesso... Tre uomini, due donne e un bambino. Quindi vediamo se finalmente. Vediamo se finalmente gli va bene. Such a shame. Ancora no. Do you not know of three men? Two women and one child who will take to the stage? If you do, please contact me. Allora, aspetta, però effettivamente quelli che vogliono andare nello stage, io ho gli artisti, quei tre artisti dove c'è anche una bambina nel mezzo, c'è un uomo, una donna e una bambina. Poi ci sarebbe anche Valentine, che potrebbe essere un altro per lo stage, cioè per il palcoscenico, e poi chi altro, scusami. Potrebbe essere comunque legato a questa cosa. Boh, voglio provarci. Ecco perché non riesco a reclutarlo. Perché lui sta cercando i suoi compagni. Quindi sono una sorta di combriccola. E tra l'altro, eh sì, lui sta cercando proprio i suoi compagni di viaggio. Ecco perché non basta un party normale. Va bene. E allora gli unici che possiamo reclutare al momento sono Tuta e Koichi. Che tra l'altro lui sta cercando Koroku alla caverna del nord. Quindi il cane. E noi ce l'abbiamo il cane.
E poi Tuta invece lo dobbiamo reclutare al villaggio di Kisha con l'infermiera. Quindi mi metto loro due nel party, li recluto e per il momento direi che abbiamo reclutato il reclutabile. Ok, siamo al villaggio di Kisha con l'infermiera nel party. Ora dobbiamo solo vedere dove si trova Tuta. Immagino che si trovi comunque qui nella locanda, in questa zona. Forse si trova nella zona dove si beve tutti quanti insieme nella taverna. Allora, qui c'è quella del braccio di ferro che purtroppo ancora non posso battere perché devo essere più forte. Tutto ciò, dove è Tuta? Dove sei? Dove sei? Ci sei il villaggio di Kisha, ma dove per esattezza? Cioè non è che ci sono tanti posti effettivamente. Forse qui al negozio oggetti? Eccolo. Si trova in una delle stanze. Volevo veramente ringraziarla, dottor Tuta. Ah, non è niente. Sono felice che la mia medicina sia, diciamo, sia efficace. Mi fa male, cioè, mi fa male al cuore, cioè, anzi mi riscalda il cuore vedere che ti senti meglio. Miss mio, che ci fai qui? Ci hai messo così tanto, ti stavo cercando. Non sono riuscita ad aiutare, ma non ti preoccupare, tutto il combattimento sta procedendo per il meglio. Oh cara, l'ultima cosa che volevo causarti era preoccupazione, mi dispiace. Immagino che sia soltanto una coincidenza che io sia qui. Oh, capisco. Ho sentito parlare molto di te dalla nostra infermiera. Eh? Chi sei tu? Forse perché io a lui l'ho reclutato con Chris, vero? Con chi l'ha reclutata lei? Per questo non mi conosce. Capisco. Ok, capisco. Cioè, vedo. Ok, capisco. Potrebbe essere una connessione con il vecchio possessore della vera runa. Connessione? No, non è un problema. Lascia che ti aiuti. Mi piace mettere a frutto la mia esperienza a fianco ai miei studi, va bene? Ti ringrazio. No, in realtà il piacere è tutto mio. Adesso sarò in grado di lavorare con lei di nuovo, dottor Tuta. Sì, hai ragione. Dottor Tuta, lei ha creduto in me, mentre io invece ero abbastanza preoccupato per il suo modo di fare. Oh, grazie. E benvenuto. Oh, e anche lui reclutato. E lui tra l'altro dovrebbe combattere. Perché, cioè, Tuta nel 2 combatteva. Certo, lanciava i sassi, giusto? Quindi non è che era grande combattente, però magari qui è migliorato, adesso è più forte, più figo. Va bene, reclutato anche lui, andiamo a prendere il proprietario del cane. Non ci credo. Cioè io mi sono fatto tutta la caverna per poi essere qui. Ma io pensavo fosse una persona. Pensavo fosse il proprietario. Cioè dalla sagoma mi sembrava una persona in realtà. Sembrava un po' Mr. Mime a dire la verità. Però mi sembrava una persona. Non ci avevo fatto completamente caso fosse un altro cane. E l'ho beccato tra l'altro mentre stavo tornando indietro, perché io mi sono fatto come un coglione, ovviamente, tutta la caverna. Oh Gesù Cristo. Madonna, se ci sono sti reclutamenti, sono fottuto. Credo che per il momento non ci sia nessun altro che possa reclutare, perché... Ah no, potrei reclutare quella a braccio di ferro, ma devo fare un piccolo escamotage. Ragazzi. Allora, aspettate un attimo. Si può fare. Si può rompere il gioco come nel 2. Allora, ve lo spiego, magari per chi non lo dovesse sapere, vi faccio fare qualche risata.
come si fa a rompere il gioco? Praticamente, quando voi avete le sfere, cioè le stone, che vi aumentano la potenza, la magia, l'evasione, la velocità, eccetera, eccetera, che cosa potete fare? Innanzitutto vi levate tutti gli equipaggiamenti, in modo tale che il vostro personaggio abbia praticamente difesa zero, e quindi venga shottato da qualsiasi cosa. Successivamente, non dovete far altro che utilizzare questi oggetti per incrementare le vostre stats. Ovviamente questi oggetti hanno un roll casuale, che può variare da 1 a 3, 4 forse. Ecco, in questo caso mi ha rollato 3. Ora, come potete notare, voi tenete d'occhio la forza, ok? Tenete d'occhio la forza, quindi io praticamente adesso ho la forza che è 107, giusto? Che cosa dovete fare adesso? In questo momento, appena avete utilizzato queste pietre, ovviamente salvate prima, ok? Prima salvate il gioco, poi utilizzate le pietre e, una volta utilizzate le pietre, uscite fuori e cercate un combattimento casuale. In questo caso andiamo nella pianura di Yaza. Cerchiamo un combattimento casuale, mettiamo il turbo così ci sbrighiamo un po' prima, tanto è una spiegazione quindi possiamo farlo. Una volta che abbiamo trovato il combattimento non dovete far altro che farvi ammazzare. Quindi mettetevi in difesa, fatevi attaccare, ovviamente ci vorrà un po', ma con un po' di pazienza riuscite a farvi eliminare. Forse è meglio se non aumento evasione, perché... ok. Una volta che voi sarete morti, apparirà la schermata di Game Over, come sempre. Però voi premete ovviamente No Way, quindi impossibile arrendersi. Vi fate resuscitare, in questo caso, perché ovviamente si continua, e ritornerete esattamente nella zona dove avevate utilizzato le pietre, ma le vostre stats rimarranno identiche. Quindi io praticamente adesso potrò aumentare a dismisura tutte le mie statistiche all'infinito. Quindi, perché riavremo nuovamente le pietre da utilizzare ancora una volta. Quindi vedete, già forza 110. E dovete rifare praticamente questo metodo per tutte le volte che volete. Quindi fin quando vorrete aumentare le vostre stats, lo potete fare senza limiti, in continuazione. Io a questo punto vorrei aumentare più che altro la forza, più che il resto vorrei aumentare la forza, perché così possiamo reclutare la tipa. Ah, bene, ottimo. Oddio. Perché così possiamo reclutare la tizia che voleva che voleva battermi a braccio di ferro, che penso sia abbastanza buona come cosa. Quindi facciamoci eliminare. E ragazzi, io qui tocca farmare. Quindi io direi che ci vediamo tra un'oretta, forse qualcosina di più. A dopo. Ok. Ho portato Yugo al momento solo a 150 di forza, come potete notare. Ma non è finita qui. Perché solo Yugo, ovviamente ci tengo a precisare che farò questa cosa solo con Yugo, andrò al 2,55. Credo che 2,55 sia il massimo delle statistiche, quindi lo porterò al massimo in tutte se riesco, vediamo, se riesco in tutte. Detto ciò, 150 dovrebbe essere sufficiente per reclutare la tizia. Ovviamente mi sono fermato a 150 perché voglio chiudere questo episodio per poi magari farmare, fare altre robe in generale nel gioco e poi continuare la storia principale. Ok, dai, forza. Sì. Dovrei batterla, dai, 150 in forza. Non ci credo che ha vinto. Cosa? Con 150 in forza ho perso? Andiamo a 200. Ok, sono arrivato a 200 in forza. Quindi, cioè, se non vinco neanche con 200 in forza, io non so che dire. Cioè,
Non so cosa dire, cioè, o non cerca forza e cerca un'altra statistica, perché mi sembra abbastanza strano che con 200 in forza io non riesca a vincere. Vediamo. Ma che cazzo? Cioè, neanche con 200 in forza? Ragazzi, veramente non ho idea di che cosa fare. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che forse non è un qualcosa legato alle mie statistiche, ma all'aspetto estetico. Quindi magari portare con me nel party gente muscolosa o comunque gente forte fisicamente. E infatti sto provando a portare praticamente tutto un party di mega fusti. Letteralmente ho portato tutti quelli che fisicamente sono belli possenti, muscolosi, e che quindi magari possono indurre a pensare al personaggio che io sia abbastanza forte. Ma ripeto, non ho idea, cioè se non funziona neanche così, maxerò... Vedi, cioè, ho portato tutti i mega fusti praticamente, vediamo se funziona. Se non funziona, boh, andrò a 2,55 a sto punto come forza. Se funziona bene, se non funziona non ho idea, veramente, dovrò cercarmelo poi per vedere cosa succede. Oh, ho vinto. Oddio, pensavo che solo mia madre fosse più forte di me. Immagino che sono stata troppo nel mio piccolo mondo ultimamente. Sai, conosco, cioè ho visto la tua forza e ho qualcosa da chiederti. Eh? Che cosa? Oddio, non so perché abbia funzionato. Forse perché appunto ho portato tutti i fustaccioni. Ok, devo chiedere a mia mamma prima. Ma vorrei veramente venire. Tua madre è più forte di te? So che lei mi impedirebbe di venire, ma se lo facesse scapperei via. Ho bisogno di un posto dove incontrare gente più forte di me. Il castello di Midgar sembra perfetto. Ci verrò in un modo o nell'altro. Ok. Ripeto, non so come abbia funzionato. Io a sto punto immagino che sia veramente una questione del fatto di portarmi gente fisicata. Dovresti scappare via di casa. Vabbè, poi ovviamente me lo cercherò a sto punto. Me lo andrò a vedere, giusto per curiosità, perché sono curioso di sapere poi come effettivamente si reclutano i personaggi. Anche perché, ripeto, io sto andando veramente a casaccio. Io sto andando proprio così, a sensazione, perché non so cosa fare. Cioè, ho portato la forza a 200 e non ha funzionato, mentre invece mi sono portato i muscoloni, tutti quelli fortissimi, ha funzionato. Quindi, cioè, è una cosa che da un lato non ha logica, però per come funziona Shuikoden e per come funzionano i reclutamenti potrebbe avere senso. Quindi vediamo poi cosa succederà. Comunque, per il momento è tutto, visto che non posso reclutare più nessuno. Ci vediamo la prossima volta con il continuo della trama principale. Ciao!